Giacomo d'Apollonio ha scelto il cuore stesso della città, piazza Celestino V, per incontrare gli isernini, tanta gente che si è rivolta al candidato sindaco del centrodestra per esternare preoccupazioni e timori, ansie e speranze. Un bel bagno nei bisogni reali della città, che certamente servirà ad Apollonio se sarà lui a vincere la lunga corsa verso il vertice di Palazzo San Francesco. Che le dice la gente? Che aria tira? Bene, abbiamo incontrati parecchi stamattina, è stata un'ottima idea quella di venire in piazza, venire tra la gente, perché si raccolgono idee, proposte, lamentele, di tutto bisogna prendere nota per potersene ricordare in caso le cose dovessero andare in una certa maniera. Abbiamo incontrato commercianti del centro storico, abbiamo incontrato che hanno molte istanze da fare, molti cittadini, molti abitanti della zona del centro storico che si lamentano per la differenziata, si lamentano per la pulizia delle strade, si lamentano, ma sono mille problematiche che hanno posto e noi siamo stati tranquilli e pazienti, con molta attenzione li abbiamo ascoltati, sperando poi di poter essere utili a tutti questi nostri concittadini. Insomma, andando a Palazzo San Francesco c'è tanto da fare da Apollonio. C'è tanto da fare, ogni area della nostra città ha dei problemi specifici, poi ci sono i problemi complessivi di tutti i nostri concittadini, problemi che interessano tutti, non soltanto una parte di questi, ecco perché io ho sempre cercato di invitare a riunire gli sforzi, a unire le forze migliori della città per risolvere le problematiche che sono veramente di tutti. Io mi impegnerò al massimo per poter venire incontro a tutte le esigenze, a lavorare con tranquillità, con onestà, con trasparenza, ascoltando sempre i nostri concittadini che ti danno poi le idee e anche le soluzioni molte volte ai problemi, basta soltanto ascoltarli bene. Ecco, qual è la cosa che le chiedono di più gli isernini? Ma sono tante le cose, però il filo conduttore di tutte queste istanze è un'amministrazione corretta, un'amministrazione che possa ridare la fiducia. Io lo dico sempre questo, ma è vero, la gente ha perso la fiducia nella politica in sé, che si è degradata molto, e nei propri amministratori. Noi, ecco, con un atteggiamento chiaro, limpido, onesto, dando opportunità a tutti, credo che possiamo ridarla questa fiducia e chiedere ai nostri concittadini una collaborazione più attiva proprio in virtù di questa fiducia ritrovata.